Si è riunito questa mattina a Pescara l'Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, convocato dal presidente Lucrezio Paolini alla luce dei recenti fatti criminosi avvenuti nella nostra regione. Hanno partecipato alla riunione anche il vicepresidente dell'Osservatorio Pietro Smargiassi e i consiglieri regionali Lorenzo Berardinetti e Lorenzo Sospiri. Questo il bilancio tracciato dal presidente Paolini. Oggi abbiamo scelto di chiedere ai prefetti di incontrarci per dare noi il nostro piccolo supporto a chi ha l'autorità per affrontare il problema della legalità. Domani chiederemo all'ANCI e al provveditorato agli studi di venire al nostro osservatorio a discutere con noi di problemi della legalità che riguardano i sindaci e che riguardino le scuole, perché noi con le scuole vorremmo fare un grande lavoro, con i giovani vorremmo fare un grande lavoro, fare un concorso con i giovani sulla legalità e poi chiudere un percorso che ci porterà ad un evento sulla legalità che vedrà interessati direttamente i giovani, perché i giovani sono il nostro futuro e sono coloro i quali devono mettere le basi per una formazione culturale fondamentale per battere il fenomeno della criminalità. Non dobbiamo chiudere gli occhi, sappiamo che comunque sia il nostro territorio regionale vede una recrudescenza del fenomeno della criminalità. Noi abbiamo il dovere di non chiudere gli occhi come politica e faremo la nostra piccola parte, ma che come tutte le piccole cose poi messe a regime possono dare delle risposte al fenomeno.